Io volevo semplicemente sottolineare alcune note artistiche del film che mi sembrano abbiano una forte valenza. Ci sono momenti di grande poesia, per esempio, lo so, le interviste sulla faccia muta, oppure i passaggi sulle città e sulla fabbrica. Fra l'altro nessuno ha parlato della colonna sonora, che io ho trovato stupenda, bellissima. E quindi, insomma, ce n'era per parecchi film quanto a densità poetica in questo materiale. Per me è sufficiente. Il vantaggio di avere la famiglia in sala, questo era mio papà. Quindi, ovviamente. Allora, io che non gli sono neanche parente, infatti devo dire che l'aspetto che lei ha chiamato artistico, come sempre, è quello che mi interessa di più. Le storie è importante come le si raccontano, che cosa si racconta. Una cosa che mi è piaciuta molto è il rapporto che ha con i primissimi piani delle persone che intervista, che gli consentono di scansarsi dal stereotipo dell'intervista, che è quanto di meno emozionante esiste al mondo, trasformando questi primi piani praticamente in nature morte, con uno sguardo iperrealista che tratta il volto umano con la stessa attenzione con cui un pittore tratta una natura morta, quasi decontestualizzandolo, dandogli dei chiari scuri tutti suoi. Questo in particolar modo gli riesce benissimo nell'intervista all'antica fidanzata di Giorgio, che tra l'altro, oltre ad avere uno sguardo molto intenso e l'artificio della voice over, della voce over invece che della voce reale, immagino che tu l'abbia registrata prima e poi gliel'hai messa sotto, e quindi questo ancora anzi io da lì ho cominciato a pensare alle nature morte, a queste facce usate come se fossero delle mele, delle arance in una natura morta, in un Morandi, che lei dice una cosa piccola ma che nessuno oserebbe mai dire per via di questa soggezione che tutti noi proviamo di fronte alla nobiltà, alle grandi caste, quando questa ormai sconosciuta poetessa anziana dice: non erano persone colte, non c'era un quadro in quella casa, certo avevano il denaro per comprarsi qualunque cosa e non avevano un quadro, forse avevano anche pochi libri. Questo si evince un po' leggendo Vestivamo alla Marinara, che non c'era un nutrimento letterario adeguato, sicuramente. E dice questa piccola cosa che è molto destrutturante, questo Gelasio. Ma perché questi nobili hanno sempre dei nomi così atroci? Gelasio. Gelasio dice una cosa molto divertente, ha detto in conferenza stampa, era una cosa così, conferenza stampa a Torino, era una cosa così divertente che io aspettavo, vedendo per la seconda volta il film, di vederla nel film, invece poi mi sono ricordata che l'aveva detto fuori, quando ha detto con questa deliziosa nonchalance: la mia famiglia era come quella degli Agnelli 5 secoli prima. Anche questo mi sarebbe piaciuto trovarlo nel film perché era molto carino. In realtà quella è una nobiltà del denaro, dell'industria, mentre quell'altra era una, come dire, nobiltà di sangue. I nomi sono una cosa spaventosa. Perché imporre a due bambini nomi come Oceano? Oceano e Leone ancora può passare, ma Oceano, Lupo, Gelasio, in fondo perché? E apprezzo che ci siano anche dei Giovanni, degli Edoardo è un po' nobiliare, Umberto, però c'è questo giochetto dei nomi. Però devo dire che la storia che raccontano i volti delle persone intervistate è ancora un'altra storia rispetto al film, e non per invitarvi a bissare, però si coglie meglio la seconda volta. No, si coglie meglio la seconda volta, sicuramente. È morto il microfono.
morto il microfono. Dicevo, con un papà così grintoso non dovevi avere nessuna paura degli agnelli, non era un problema. A proposito dell'aspetto artistico, un'altra cosa che io prima avevo accennato era, io ho trovato molto interessante l'uso sia contenutistico che formale della nazione. Cioè, tu gli dai, non ne abusi, però allo stesso tempo gli dai le spiegazioni centrali, gli dai delle scene madri, se vogliamo, in cui racconti degli snodi centrali del tuo film. Mi interessava sapere come è nata la scelta. Ma quasi tutte, insomma, le scelte quasi tutte le scelte artistiche spesso vengono da un libraco. Mi sentite se parlo così? Che faccio? Vado avanti? Mi sentite? Quindi l'esigenza, io non ho mai utilizzato le animazioni in un documentario, e questo caso qui era estremamente necessario, perché era molto, molto complicato raccontare tante cose in pochi secondi anche a chi non ne sapeva nulla. E spesso poi, appunto, siccome le immagini, più non, appunto, non ce li avevo vivi, non avevo i loro filmini familiari, non avevo le loro fotografie, però questo, come spesso succede, si fa di necessità virtù, e poi alla fine si guadagna, perché poi ho incontrato degli animatori veramente meravigliosi. Tra l'altro vorrei anche dire che la musica di Tito di Coda è loro, quindi mi hanno donato anche la loro musica, che hanno capito alla perfezione quello di cui avevo bisogno, insomma, hanno visualizzato quello che chiedevo con molta facilità rispetto a quello, insomma, che io dovevo immaginare all'inizio. Quindi, così come anche il fatto dei volti, siccome appunto io non sono un grande intervistatore, non lavoro tanto con le interviste, mi sono posto il problema di come poter fare un taglio e cuci dell'audio senza avere problemi di montaggio, quindi abbiamo deciso di girare. Poi l'abbiamo fatto con tutti, non abbiamo montati tutti, ma insomma dei primi piani silenziosi di tutti quelli che avremmo intervistato. E per esempio nel caso di Marta Rio, che essendo una persona anziana e anche un intellettuale, aveva una parlata molto lenta, quindi se avessimo stato la sua intervista saremmo tutti addormentati. Invece, grazie al fatto che avevo fatto il primo piano, ho potuto tagliare, velocizzare il suo audio dandogli molto sprint. Poi naturalmente, insomma, facciamo il nostro mestiere, quindi mi sono portato delle costosissime ottiche basculanti con le quali fare queste sfocature strane, insomma, quello, vabbè, quello è un altro discorso, però insomma comunque anche il fatto di avere le persone da dietro, c'era una scelta stilistica, perché comunque era difficile trovare qualcuno che parlasse, quindi rincorrere da dietro raccontava un po' la verità. La stessa Marella Caracciolo ci ha messo tanto a convincere a partecipare al film, però era anche un modo anche lì per tagliare un po' l'audio, insomma, per farlo di spalle, non c'è problema di labiale. Vuoi dire anche che sei stato bravo, non è? Vabbè, si vuole dare seriamo, ce lo sei stato. Siamo stati tutti molto bravi, perché è veramente molto difficile. Riccardo, dì. Prima di concludere, si dice due parole anche sul montaggio? Sì, no, appunto, qui c'è il montatore che ha fatto un lavoro di straordinario di sceneggiatura. Facciamolo dire anche a lui. Paolo, vieni qua, dai. Tu hai fatto tutto, il presentatore, il regista, facciamo dare. Esatto, bravo, è rimasto. Ora non c'è il microfono, perché così ci sentono in pochi, siamo da... per noi siamo diventati ragazzi del Moreto. Vai, dici il lavoro sul montaggio. Intanto, com'è lavorare con Giovanni? Terribile, immagino. Beh, certo, ormai con Giovanni lavoriamo, ci conosciamo da tanti anni. A proposito, anche questa libera associazione di... voce. La voce faccio un po' fatica a tirarla. Ve la rimontiamo dopo. Così, nel senso, anche queste libere associazioni di cui il film è fatto, no? Questo stratificare continuamente degli elementi è un lavoro che probabilmente senza il livello anche di conoscenza e di fiducia che ho con Giovanni è un lavoro che sarebbe stato molto difficile riuscire ad ottenere, anche perché appunto siamo entrati, è stato un lavoro molto strano, perché è un montaggio dove, come in tutti i documentari,
esiste una difficoltà per il montatore che è quella di tirare fuori una storia, no? Che non essendo scritta come al cinema, bisogna un po' costruirla anche al montaggio insieme al regista, agli sceneggiatori che poi arrivano a darti una mano, eccetera, eccetera. E, oltre a questo, questo film aveva anche una difficoltà, appunto, mi viene da dire psicologica, cioè riuscire a sopperire alla mancanza degli agnelli facendo entrare voi spettatori all'interno di un percorso tra virgolette onirico, insomma un percorso attraverso il quale, cioè attraverso anche nel suo essere stile, uscisse fuori anche un'idea di questa famiglia complicata, perché io tutt'oggi, dopo aver passato tanto tempo a cercare di capire gli agnelli, credo che questo film l'ho rivisto finito almeno 4-5 volte, quindi supero anche la signora Valera, e ogni volta, anche oggi, sento una stratificazione complessa, insomma, e questo è un risultato che è venuto anche oltre, credo, non so, questo lo chiedo a Giovanni, anche oltre la nostra età di partenza, cioè il livello di profondità e di sovrapposizione di strati linguistici, di strati di senso, è, insomma, è arrivato a un punto notevole, mi sembra, è arrivata. Noi abbiamo speriamo, insomma, noi abbiamo cercato di cucinare un piatto con quei ingredienti che c'erano rimasti in frigorifero. Però questo ha portato a... hai fatto una cosa meravigliosa adesso. No, la metà dei piatti. Beh, ma i grandi cuochi fanno quello, i grandi cuochi ti fanno un piatto ottimo con quello che c'è in frigorifero, vai. tantissime invenzioni linguistiche, cioè nella difficoltà. Questo può essere di esempio a tutti, quando uno ha un casino tale da affrontare, se deve scervellare. Infatti Riccardo e Christian ci hanno selezionato in questo premio, hanno detto perché è un film funambolico, se non sbaglio, cioè che siccome non c'aveva quello, non c'aveva quell'altro, non c'aveva, cioè, avrebbe avuto bisogno anche forse di altre risorse economiche, perfino di e per me ne abbiamo utilizzato anche di altri tempi, ha regalato 5 anni e non tre, e quindi invece dovendo fare i conti con tutti questi limiti, poi uno in effetti aguzza l'ingegno, e tutti quanti l'hanno fatto moltissimo, insomma, appunto, veramente tutti. Devo dire che fare un film sugli agnelli con pochi soldi è una bella rivoluzione, insomma, etica ed estetica. E noi siamo in chiusura, però se ci sono domande potete farle adesso, ecco. Grazie, complimenti, davvero un ottimo documentario, un ottimo film. Mi interessava sapere da dove nasce l'idea di un film sugli agnelli e perché appunto fare e narrare una storia di questo tipo, cioè da cosa siete partiti e come, che cosa vi ha convinto poi a continuare, le vostre ricerche e quant'altro, grazie. A me mi è stato chiesto di farlo, diciamo... Non è stata una mia idea, mi è stato proposto di farlo. Eh? Dai matti a Pechino ai matti a Torino. Sì, esatto. Diciamo che non... quindi... 100, questi 190. Sì. C'era, credo, all'origine un libro di cui, del quale la produttrice si era innamorata, poi il libro, insomma, è diventato uno dei tanti libri che abbiamo letto in questo percorso, però, insomma... lei si era innamorata di questa atmosfera evocata da questo libro che si chiama Casa Agnelli di Marco Ferrante, che raccontando tutti gli attuali, cioè, all'epoca era 170 discendenti, poi in realtà tirava fuori un'atmosfera molto forte di questa famiglia, e quindi le è venuta voglia di fare un film che in qualche modo evocasse questa atmosfera. Naturalmente l'abbiamo fatto con Giulio e poi con Paolo e con tutti gli altri, insomma, un lavoro di stringere il cerchio, di concentrarci su alcuni personaggi. E ci tengo a dire che tra l'altro Paolo ha avuto un'invenzione di sceneggiatura che è anche l'unica invenzione nostra che però funziona e regge il film, che è quella della lettera, nel senso che la storia del pinguino mi è stata raccontata a me da Ginevra del Can, e Paolo ha giustamente detto facciamo qualcosa che tenga insieme, che questo pinguino ci tenga dall'inizio, quindi abbiamo inventato una cosa plausibile, perché poi Edoardo scriveva un sacco di lettere agli amici, questa è l'unica cosa inventata da noi, tutto il resto per qua è documentato, insomma, nel film. Però è un'idea di sceneggiatura di Paolo, per dirvi come, insomma, nei documentari
al montaggio si inventa il film, insomma. Bene, noi vi dobbiamo lasciare, per qualsiasi altra cosa lo trovate ancora qui fuori. Grazie davvero Giovanni, hai fatto veramente un gran film, grazie all'Idea Vera, grazie a tutti coloro che sono intervenuti.